Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Vedi il pontile, erano ormeggiate lì le barche. E adesso, come vedi, è tutta terra, impossibile, eh? In questo caso tocca il fondo, questo caso non esce. Potrebbe aspettare quanto tempo? Ah, questa barca, quanto tempo? Qui ci vuole almeno per questa barca 2 metri d'acqua, se no non va fuori. Vedi che c'era tutta l'acqua, ci sono le casette. Ah, sì. Noi eravamo qua a piedi, qua su. E qua adesso c'è tutto, insomma, non c'è più acqua. Questa barca è... Non riusciamo più a muoverla. Cioè, veramente è... No, è piantata. Non si muove di un millimetro. No, è piantata. Dove c'è più bagnato, sprofondi di più, ecco, per lì, se li lasci gli stivali, eh. Sì, sono impiantata, cioè... Più ti muovi, posso più andare vai sotto. Ne avanti. Sul piede, adesso veniva via. 1 tolto. Questo è il Po oggi. Fango. Esatto. E disperazione. Questo è il fiume bambino, appena nato, neonato, e in questo periodo dell'anno avrebbe una portata all'incirca di 10 volte, all'incirca, di quello che stiamo vedendo, che è proprio ridotto al lumicino. Di fronte a noi, sulla parete nord del Monviso, c'è il ghiacciaio Coolidge, che è in profonda regressione da diversi anni. Poi non dovrebbe riformarsi il ghiaccio? Sì, nelle stagioni normali, però ultimamente siamo in deficit di precipitazioni meteoriche incredibile. Poi soprattutto bisogna anche includere il fatto delle temperature, che sono sempre meno freddo, quindi il ghiaccio non arriva a formarsi, ma dentro, all'interno della stagione, scompare, si scioglie. Questa è la situazione. Vedi, di qua si vede bene. Ah, sì. Questo è lo scarico del depuratore che arriva e vedi questo pennacchio. Praticamente il fiume vero è quello lì. Questo è lo scarico. Per cui tipicamente cosa capita? Che quando hai tantissima acqua, questo scarico viene diluito. Uh-huh. Quando hai quest'acqua qua, lo scarico è parte integrante della portata. Cioè un pezzo di fiume diventa lo scarico. Ed è vero che qui sotto l'anno scorso abbiamo trovato salmonella, i nostri colleghi, diversi ceppi di Escherichia coli pericolosi. E poi quest'acqua con salmonella e Escherichia coli, cioè l'acqua che viene utilizzata per le campagne? Quest'acqua è quella, è l'acqua del fiume, per cui tipicamente è l'acqua che noi usiamo per tutti gli usi. Questo che sto indicando qua fa parte dell'ordine dei ditteri, è un chironomide. Ed è praticamente un macroinvertebrato, quindi una larva di insetto che vive nel fiume e che si trova in condizioni ubiquitarie, cioè lo possiamo trovare qui come in un qualunque altro tipo di posto, okay. Quindi non è un indicatore di buona qualità. Il problema che stiamo registrando è che queste condizioni sono per tutto l'anno e a lungo periodo il fiume non riesce più ad autodepurarsi. I nostri fiumi sono quotidianamente tartassati dall'impatto dell'uomo, quindi è proprio la combo siccità più impatto dell'uomo che crea una situazione disastrosa. In un tempo ordinario, ora le risaie sarebbero allagate? Tutte allagate perché è proprio il periodo della semina, anzi dovrebbero già essere allagate da giorni. Adesso siamo arrivati al limite massimo, stanno seminando in asciutta nella speranza che poi piova abbondantemente nell'estate, che purtroppo me lo auguro, ma la vedo veramente dura. Siamo indecisi se fare riso, che avrà bisogno di più acqua anche dai fossi, o mettere invece una cultura che ha maggior bisogno di acqua anche solo dall'acqua piovana. Ecco, questo è il riso che è venuto l'anno scorso, non è stato tagliato. E perché non è stato tagliato? Non è stato tagliato perché la mieti trebbia non riusciva, da quanto era corto, a raccogliere la poca granella che c'era attaccato alla pianta. Si vede ogni giorno il proprio figlio che boccheggia, non ha acqua e non si può fare nulla per salvarlo, perché quest'acqua né dai canali né dal cielo è arrivata ed è andato perso il raccolto.
Qui dove viene immagazzinato il riso? Quel segno blu lì è la massima quantità. È il massimo che abbiamo raggiunto un anno in questa cella. Beh, siamo un bel po' al di sotto. Siamo un bel po' sotto, esatto. Questa varietà è stata una delle più colpite. Guarda, vedi che si ferma? Cioè proprio c'è il fondale sotto, la sabbia. Più di così non va giù. E adesso, per curiosità, misuriamo quanto è. Cioè sono 58 centimetri. No, non sta bene, è malato. È malato di siccità. Le pile di sostegno, la parte metallica, dovrebbe essere tra aprile e maggio, normalmente come era anni fa, dovrebbe essere sotto, sommersa. Sotto il ponte abbiamo un metro, avremo 1,20 m, 1,30 m. E dovrebbe essere? Ci dovrebbe essere circa 3 metri in più. Che effetto ti fa passare di fianco alla tua barca? Mi fa effetto perché avendola lì e non poter navigare, veramente è un colpo al cuore. C'è una secca in mezzo al Po, questo è l'effetto della siccità. Si può camminare nel più grande fiume d'Italia al centro del fiume. Un po' biblica questa scena. C'è chi dice che il cambiamento climatico non esiste. Infatti, questi negazionisti sono curiosi come personaggi, ma come si fa a dire che non c'è il cambiamento climatico quando abbiamo un fiume che è diventato un torrente e che in prospettiva potrebbe diventare un'autostrada di sabbia? Stiamo scherzando?